direttamente da Zelig, è arrivato a Montagnana Michele Foresta, noto al grande pubblico come Mago Forrest. Tutte esaurite le prenotazioni già da molto tempo, a dimostrazione dell'affetto e della simpatia che riscuote anche nella nostra comunità il popolare cabarettista. E l'attesa è stata ripagata da uno spettacolo ricco di ironia e di divertimento. Grazie, grazie. Mamma mia, allora è sempre un piacere tornare qui a Montagnana, anche se è la prima volta che vengo, però metti che torno, c'ho già il testo pronto. Per me stasera è una serata speciale, quindi mi sono messo, anche che non la metto mai, mi sono messo la cravatta. Però essendo io un creatore di moda e di tendenza, mi sono detto, ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto che il nodo alla cravatta bisogna per forza farlo al collo? Chi l'ha detto? Al termine dello spettacolo abbiamo incontrato Mago Forrest nel camerino del Cinema Bellini e, tra il serio e il divertente, abbiamo cercato di conoscere un po' meglio sia l'attore che l'uomo, anche se è sempre difficile intervistare gli attori comici, perché è quasi impossibile tenerli seri e in qualsiasi momento può sempre partire la presa in giro. Perché tu hai una comicità molto particolare, che a volte tende a ridere, però si vede che sei anche della maestria dietro. Mi sta prendendo per il culo, vero? Esatto. Mi sta prendendo per il culo. Non lo so, guarda, non c'è una tecnica, nasce così, ognuno magari è predisposto a fare una cosa, c'è chi disegna bene, chi invece magari è un po' più bravo a fare il cretino, io non disegno bene e quindi mi viene meglio un'altra cosa. Siamo divertiti tutti quanti questa sera a Montagnana? Ha visto che mi ha fatto un cazziatone il mio road manager, che è quello che dovrebbe organizzarmi la mia serenità, è lui che mi cazzia, vabbè. Lo puniremo? No, anzi, diamo un premio. Com'è stata la serata di questa sera? Non lo so, io ero sul palco e dal palco non si vede niente, perché io sono lì, vedermi dovrei essere velocissimo ed è un casino. Boh, dovete dirmelo voi come andate. Qual è l'importanza del riuscire a far ridere le persone? Mi sta intristendo, guarda, non lo so, guarda, non darmi sta responsabilità di far ridere le persone, perché già devo ridere io, poi se devo fare... Ma non lo so, è sempre uguale, la vita, i periodi storici sono sempre un ciclo, magari questo è un periodo dove c'è un po' più di insicurezza tra la gente, però penso che la vita continui e quindi ci sono le varie componenti, un po' si ride, un po' si scherza, un po' si riflette, un po' si soffre, però è sempre uguale, credo. Che poi col maestro abbia... Che cazzo è questo? Succedono le magie, neanche me ne accorgo. Bene, Quando si va in scena bisogna portare un po' di se stessi, capito? Se fai solo il personaggio la gente si accorge che stai facendo una cosa finta, se invece porti un po' della tua vita con le tue sofferenze, con le tue esperienze, con le tue cose, secondo me questo è quello che tendo a fare. Magari io sopra sul palco faccio così lo scemo, però porto un po' della mia esperienza, della mia vita. Quindi, per esempio, le tue letture preferite quali sono? Beh, leggo un po' di tutto, poi mi piace leggere gli scrittori che conosco. Adesso ho scoperto uno scrittore molto bravo che si chiama Biondillo, Gianni Biondillo, che ho conosciuto nella trasmissione di Chiambretti, e lui scrive dei gialli affascinanti e quindi sto leggendo lui. Però poi un altro che ho letto ultimamente e ho consiglio a tutti è, aiutami, chi è? Il mio preferito è David Sedaris, e l'ultimo libro che ho letto interessante è L'uomo che volò dalla finestra, il centenario che volò dalla finestra e scomparve, che è uno scrittore norvegese, una sua opera prima, è molto affascinante. Ho detto 6 volte affascinante in una frase, è il mio hobby, dire la parola affascinante. È affascinante. Lo sapete, no? Saluto gli amici di Pianura News, io guardo solo Pianura News, a me fa schifo la Rai, fa schifo Mediaset, fa schifo Sky, la 7, io adoro Pianura News. Ma non è vero che Mediaset mi fa schifo. A fine serata, Mago Forrest si è intrattenuto per oltre mezz'ora con il suo pubblico a firmare autografi e foto ricordo. Ed è questo l'atteggiamento che ci piace sempre sottolineare, perché un artista è anche un grande uomo quando non dimentica mai di mantenere sempre in contatto con il suo pubblico.